Oh, ciao a tutti, buongiorno, buon pranzo. Oggi direttissima, direttona. Certo, sono contento, inizio come sempre. Qui vedete il gruppo Telegram, al quale, come sapete, tengo tanto. Siamo arrivati sui 1350 iscritti più o meno. Siamo saliti di 60 unità in una settimana. La cosa mi fa piacere, anche se viaggiamo a velocità ancora un po' troppo diversa rispetto a Facebook. Siamo migliorati molto, ma considerate che sul gruppo cresciamo di 60-70 al giorno e quindi dobbiamo fare uno sforzo in più per aumentare ulteriormente gli iscritti sul gruppo, sul gruppo Telegram. Ma sicuramente quando avremo Fuflix online, oramai a breve, potremo promuovere in maniera più efficace anche il gruppo Telegram e avere delle newsletter con una raccolta delle vostre email che non saranno mai utilizzate a scopi commerciali o per vendervi qualcosa, ma solo per informarvi delle attività che faremo e delle varie interviste. A breve, tra l'altro, pubblicherò una mia riflessione post live con Federico Pistono, dopo essermi rivisto con calma tutta la live, aver analizzato tutti i punti che abbiamo affrontato, quelli che sono rimasti un po' in sospeso, aver letto tutti praticamente i quasi 600 commenti. È stata una live che ha fatto numeri clamorosi. Eravamo in media 500 online e con picchi di 600-610 persone, praticamente i numeri che fa Marco Montemagno con 1 milione di follower li abbiamo fatti noi con quella singola live. Quindi sicuramente è molto molto interessante, è stata una live, insomma, era molto richiesta ed è stata anche molto seguita, o molto apprezzata, oltre che molto seguita. Oggi parliamo di un tema molto particolare, molto interessante, molto importante, che è quello della pubblicità ingannevole che si fa tramite riprova sociale ingannevole, tramite l'utilizzo dei commenti fake. Analizzeremo un po' le tipologie diverse di commenti fake che vengono pubblicati sotto le ads di Facebook per ovviamente indurre in errore le persone e condizionarle in maniera fraudolenta, cioè condizionare il proprio pensiero con dei finti, appunto, delle finte opinioni positive su quello che viene proposto nei video, o sui personaggi che ci sono dei video, o su entrambe le cose. E andremo a vedere, faremo un'analisi, uno studio live di un ads, ce la prenderemo proprio in analisi e vedremo live, andremo a analizzare alcuni di questi profili, alcuni che sembrano proprio dei profili farmati, veri e propri, e altri invece che hanno caratteristiche differenti. Sarà molto interessante andare a fare questo tipo di... Ciao Luca, che ci sei spesso, sei uno degli affezionati. Sarà molto interessante fare questa cosa. Questa live poi dovete aiutarmi a diffonderla il più possibile. Perché? Perché serve come antidoto, serve come vaccino per tutelarsi da questo tipo di strategia immonda, immane, schifosa, che, di una gravità immane, volevo dire, schifosa che viene utilizzata e addirittura rivenduta da quelle classiche piattaformine delle quali abbiamo parlato, che vi vendono appunto i profili farmati e i commenti farmati. Facebook user, ne approfitto ragazzi per dirvi che io vi vedo così dal gruppo di Fuflix. C'è un link sotto la diretta sul quale vi prego di cliccare, un link nel testo descrittivo della diretta. Ora ve lo faccio vedere, ve lo condivido al volo così lo vedete e vi prego di fare tutti questa operazione che vi richiede veramente un secondo solo. Eccolo qui, vedete? Vedete, qui oggi alle ore, questo è diciamo, il promemoria che ho impostato sul gruppo Fuflix. Qui vi basta cliccare qui, su questo link qui, e vedrò, date i permessi e vedrò i vostri nomi anche se dovete, insomma, siete sul gruppo Facebook e di base, di default, non ce li ha. Vi faccio vedere adesso, andiamo direttamente ad analizzare. Ciao Germano, se non condividi su YouTube non puoi mettere pausa e guardarla se aumento di distrazione. Purtroppo, a causa di Matteo Pittaluga, sul quale torneremo a breve con uno specialone, che ha segnalato per una inesistente violazione di copyright un video dove lui stesso diceva di aver fatto migliaia di euro con un sistema truffaldino, con uno scam. Lui non vuole che si sappia che ha fatto soldi. Cioè, Matteo Pittaluga sta cercando di cancellare tutte le sue tracce. Se cercate Matteo Pittaluga su YouTube, tra i primi risultati c'è l'inchiesta su Young e vedete questo video dove lui si vanta di aver fatto svariate decine di migliaia di euro, dice, con questo sistema, questo scam autentico che è il MapTap, insomma.
due schemi, era uno scam che ti diceva di pagarti guardando la pubblicità, ma in realtà appunto era uno scam clamoroso. E lui non vuole che si sappia, ha segnato questo video YouTube che fa schifo, è veramente una delle piattaforme peggiori al mondo per i giornalisti perché non li tutela per niente, gli ha dato ragione per ora e mi ha impedito di fare live su YouTube. Quindi purtroppo a causa, per colpa di Matteo Pittaluga, che rinnovo ogni live ormai, sta cercando di cancellare le tracce degli scam che ha fatto, delle magagne con l'università Marconi, e Mia University, che non è un'università, lo ribadiamo, a causa di Matteo Pittaluga per qualche tempo non potrò fare live su YouTube, li ricaricherò dopo, però questo ve l'ho detto ragazzi, vi prego, siate un po' più evoluti dei leccaguru, non mi fate ripetere sempre le solite cose. Ogni live che vedete qua, anche se non avete il tempo di seguirla, io ve l'ho detto penso un miliardo di volte da un anno, la potete rivedere e fare play tutte le volte che volete qui su YouTube e su Twitch, e in più in audio come podcast su Spotify. Detto ciò, chiarito questo, ecco, esatto, si vede Alessandro, bravissimo, fate come Alessandro, voi che siete nel gruppo Fuflix, prima di commentare cliccate su quel link e date i permessi. Allora andiamo a vedere questa nostra amica che ha fatto l'inserzione, eccola qua, adesso vi faccio vedere la D-set. Non c'è bisogno che sentiate l'audio, non lo sentirete, ma non è utile che sentite l'audio, se volete sono 4 minuti e 47 di nulla. Adesso vi condivido, ditemi solo se vedete tutto, ok? Allora, vedete? Allora, questo è il video che ha fatto Marika, un video che ha pubblicato Marika Gadaleta, con questo ragazzo già famoso per Double Up e altri sistemi, diciamo, molto discutibili. Voi poi cliccate su questo sito e vedete qua già il sito, c'è lei, una bella ragazza, e fa la modella, l'attrice. È arrivato il momento di capire come crearti un'entrata fissa mensile. Ci sono tutti, ragazzi, tutti gli elementi del frasario. Un'entrata fissa mensile direttamente da casa. Vedete, tutti gli elementi, ah, non devi fare nulla, ti crei questa entrata fissa mensile direttamente da casa, no? Bellissimo. No network marketing, no investimento. In realtà, se è quello che crediamo, questa cosa è falsa, perché in realtà sì, non è propriamente un network marketing, ma in realtà ti vendono dei pacchetti. Ora andiamo a vedere di cosa si potrebbe trattare. La contatti su WhatsApp, clicchi qua, si apre il numero, non so se è il numero suo. Ovviamente sul sito non c'è nulla, non ci sono indicazioni, non c'è privacy, cookie policy, nulla di nulla, però c'è il tracciamento, quindi tracciano i dati, ma non vi dicono come, ok? Quindi già questo sito non è compliant. Ma andiamo con ordine. Sotto questo video ci sono 93 commenti, molti dei quali, devo dire, sono arrivati dopo che il video è stato condiviso. Sono 4 minuti e 47 nei quali, vi assicuro, non dicono assolutamente niente. Noi non ce li andiamo a vedere per non perdere tempo. Se volete il video è qui, questo è l'indirizzo, comunque lo cercate, lo trovate sulla pagina della ragazza, o anche condiviso sul gruppo Facebook di Fuflix. Praticamente vi dico una classica cosa, abbiamo trovato un nuovo metodo per fare un sacco di soldi a casa, lasciare il lavoro tradizionale, ah, dice Marika, io ero una commessa, non guadagniamo abbastanza, bla bla bla, le solite cagate. Con questo metodo però voi tornate a... continuo sci sta cazzo di notifica, continuate, voi potete guadagnare comodamente da casa, alla fine vediamo di cosa si potrebbe trattare, che è NextU, come cacchio si dice. Vediamo, ci sono 93 commenti, questo per esempio è un commento di un nostro iscritto a Fuflix, infatti questo è il mio commento, che ha preso un bel po' di approvazioni. Marika mi ha anche risposto, perché io dico, scusami, ma tutto questo mistero, come si chiama sta azienda? Perché non dite il nome? Quando non vi dicono il nome delle aziende, non vi dicono cosa fanno, ragazzi, 99,9.9, forse anche di più, è fuffa, è roba borderline, che non vi vogliono dire il nome, perché se ricercate online trovate notizie appunto che vi fanno indietreggiare e non vi fanno rilasciare il numero, invece loro vogliono carpire il vostro nome. Lei mi risponde, devo dire, le do atto e merito che non mi ha cancellato, forse ormai la mia nomea si è diffusa, non mi ha cancellato, non mi ha bannato, mi ha risposto. Ovviamente avremmo potuto fare un video di 2 ore in cui spiegando, ma no, tu hai fatto un video di 5 minuti in cui non spieghi niente, quindi tra fare il video di 2 ore in cui non spieghi tutto e un video di 4 minuti, 5 minuti in cui non spieghi un tubo, io gli ho scritto infatti grazie per la risposta, comunque bastano pochi secondi, dice come si chiama questa azienda e che cosa fa. Poi per ulteriori dettagli contattateci, ci sta, però in questo video è il classico video fuffoso degli scam, dei ponzi e dei network marketing fatti in un certo modo. Andiamo poi ai primi commenti che sono quelli positivi, i primi, no?
Claudia Pace. Clicchiamo qui, siete giovani ma intraprendenti, questo mi colpisce, oltre alla semplicità tra poco vi scrivo. Clicchiamo, allora, considerate che il 90% degli utenti che non è vaccinato, come me, come iscritti a Fuflix, io spero, una maggioranza di iscritti a Fuflix, si ferma al commento. Un'altra parte piccola clicca per vedere di che si tratta, se veramente questa è una persona esistente. Pochissimi fanno il lavoro che adesso vi farò vedere io e che vi spiegherò io. Ma infatti voi cliccate sul profilo di Claudia Pace, qui c'è l'arte manipolatoria vera e propria, e Claudia Pace sembra una ragazza esistente, ha un'immagine sua qui, un'altra immagine qui, ci sono anche delle foto, ma qua non sembra manco lei, insomma, anche qui sembra una foto stock, sono foto stock, ragazzi, pure qua insomma sono foto un po' particolari, però il profilo comunque, vedete, condivide questo articolo, guardatelo attentamente, questo articolo dell'ambasciatore italiano morto in Congo, perché lo condivideranno tutti i profili che stanno diciamo commentando con frasi positive l'inserzione. Poi condivide un po' di notizie, così. Questa arte, diciamo, questa operazione di condivisione serve per il primo tipo di... allora fermiamoci un attimo con la condivisione. Figurati, però se vuoi che si legga il nome, non c'è una lista. Ciao Germano, complimenti, finalmente qualcuno che paga. Questo è un fenomeno incredibile, grazie Fuffo Online. Questo è un fenomeno incredibilmente diffuso, ragazzi, ed è molto pericoloso perché induce le persone in errore. Ora, qui parliamo di un, probabilmente di NextU, che è una cosa nella quale io vi consiglio caldamente di non investire un centesimo, perché è un classico schema Ponzi, cioè sembra a tutti gli effetti un classico schema Ponzi, dove tu dai 1500 euro per il pacchetto base, quindi non è vero che non investi, devi investire, ti comprano questo, non vendi nulla, no, vendi il pacchetto, vendi con questo pacchetto, loro poi dicono che ti danno in 36 mesi tot euro al mese, che alla fine equivalgono, 500 euro il primo pacchetto, dopo 36 mesi tu in pratica hai riavuto 1500 euro di buoni acquisto che puoi utilizzare su questa fantomatica piattaforma e-commerce fatta anche piuttosto male. E di fatto è un prestito, ti stanno chiedendo un prestito. Ecco, questo è il profilo di Claudia Pace. Dicevo, ci sono varie categorie di commenti fake e profili fake. Allora, il primo è quello più grezzo, quello che si sgama facilmente, un profilo che non ha foto, non ha interazioni, non ha attività, non ha amici, è stato creato magari di recente, ha una foto che è palesemente una foto fake, o addirittura non è una foto di una persona, e lì diciamo che è abbastanza facile accorgersi che è un fake. Però nel tempo gli scammer si sono evoluti e hanno iniziato, e considerate che la maggioranza dei profili farmati, infatti Lentini, quando ha iniziato a bombardarmi il profilo Facebook con i suoi fake farmati, erano praticamente il 90% erano donne, perché è più facile farmare profili donne, poi vedremo anche perché le donne, considerando che molti maschietti sono un po' morti di passera, diciamo, cliccano, interagiscono, mi mandi le tue foto, mi rispondi, e quindi questa interazione fa pensare a Facebook che quei profili effettivamente siano reali. Diciamo che è più facile farmare. Che vuol dire farmare? Vuol dire far in modo che un profilo Facebook fake, creato quindi ad hoc, risulti in prima di tutto a Facebook reale. Quindi quando voi lo andate a segnalare come profilo fake, 9 volte su 10 Facebook dice che quel profilo è assolutamente reale e non è un profilo fake. E poi due, per indurre in errore addirittura gli esseri umani che lo vanno a guardare. E quindi è un'evoluzione dello scam. Poi addirittura leggevo di annunci che addirittura uscivano su Facebook fino a qualche tempo fa di scammer che noleggiano profili reali. Quindi, Germano, ci infitti il tuo profilo per 15 euro al mese, ovviamente è una roba illegale e contro le norme di Facebook utilizzare un profilo per scopi commerciali fuorvianti, però tu ricevevi questo pagamento e davi gli accessi del tuo profilo personale. Si faceva soprattutto con profili che la gente usava poco, con profili secondari. Dicevo, tu ce lo dai, quello però è un profilo reale, di una persona reale che magari l'ho anche verificato con un commento. Ecco, attenzione a voi che verificate questi, che date questi profili a noleggio per 2 lire al mese, perché rischiate di passare dei guai in caso di segnalazioni per pubblicità ingannevole, ad esempio. Voi siete responsabili soprattutto nel momento in cui avete fornito i vostri dati. Un altro caso, e anche questo mi è stato segnalato, è di profili di persone reali che in maniera inconsapevole lasciano commenti, ovviamente non vogliono, loro lasciano commenti perché magari hanno giocato, gli è stato bucato il profilo e quindi loro non se ne rendono conto perché hanno cliccato su dei link malevoli, hanno installato dei malware sul proprio sito, sul proprio computer, scusatemi. E quindi
profili reali, quella è la cosa ancora peggiore, profili reali di persone reali che non lo sanno, vengono utilizzati per recensire positivamente prodotti sulle pagine Facebook o per commentare sotto le ads. E poi ci sono i profili, probabilmente i più diffusi, non ho una statistica precisa, come quelli che vi ho fatto vedere, di questa Claudia Pace. Adesso ne andiamo ad analizzare tutti. Io ne ho scoperti sotto quest'ads, ve li faccio vedere, ce ne sono quattro che sono molto sospetti, addirittura no, cinque, scusate, più un sesto, Carmine Lai. Carmine Lai che ha fatto richiesta di iscrizione anche al mio gruppo. L'ho riscoperto nel mio gruppo dopo che ho commentato sotto quell'inserzione. Riprendiamo. Sei unico, continua così. Grazie ragazzi, da Twitch, vi voglio bene. Tra l'altro su Twitch seguiteci e iscrivetevi, perché siamo diventati affiliati e tra poco potrete sostenere Fuflix anche con delle donazioni, anche direttamente su Twitch. Allora, andiamo avanti, vi ricondivido lo schermo, così capiamo bene e approfondiamo questo interessante discorso. Mi raccomando, dopo la diretta, anche durante potete ovviamente condividerla, ma dopo la diretta aiutatemi a condividere tutto. Eccoci qua. Allora, abbiamo detto quindi questo primo commento positivo, Claudia Pace. Poi c'è Rosalia Neri. Guardate, Claudia Pace cosa aveva condiviso? Questo. Rosalia Neri cosa ha condiviso? Questo. Siria Grasso, altro commento, cosa ha condiviso? Questo. Quindi anche qui, Rosalia condivide anche questo Natura Bio. Poi questo è un commento un po' strano, di una persona che sembra straniera. Vedete, poi l'interazione di questi profili è praticamente zero. Vedete, non ci sono mai commenti, niente. Sono attività che loro fanno anche con dei bot, anche esternamente mettono like e condividono proprio per illudere. Vedete, qua addirittura ci sono delle foto. Lei sembra una persona assolutamente reale, ma queste foto si possono rubare. Prendono online c'è un archivio incredibile, infinito, di fotografie che potete... Io in passato ho realizzato vari fake con le foto del mio profilo, quindi purtroppo c'è la possibilità molto semplice che c'è la possibilità di rubare in maniera molto semplice con un click fotografie altrui. L'altra caratteristica di tutti questi profili è che hanno il collegamento a Instagram, che anche qui li fa sembrare all'algoritmo, un essere umano, più reali. Però poi voi cliccate puntualmente, questi profili sono praticamente vuoti, non c'è nessuno, quindi anche qui cosa molto strana. Quindi voi andate, cliccate, ma non c'è mai nessuno di questi profili. Andiamo a vedere Siria Grasso. Allora, come si chiama? Ecco, Rosalia scrive: il lavoro tradizionale tra poco non esisterà più, e adesso il momento di imparare nuove professioni, prima che sia dopo. Quali sono queste nuove professioni? Vendere scam, praticamente. Rosalia, quindi, abbiamo visto che è uguale a un profilo fotocopia a Claudia Pace, anche qui con delle foto particolari, a parte alcune prese da stock, alcune prese probabilmente da altri profili. Il farming poi è a tecniche diverse. La terza, Enza Bianchi. Prima di giudicare vi conviene scrivere l'impianto e sentire cosa hanno da dirvi. Ecco, Enza Bianchi... merita un discorso a parte, eccola qui, perché su Enza Bianchi ci sono anche qui varie foto, addirittura con altre persone, quello che sembra il suo compagno, addirittura con un figlio. Enza pure condivide delle cose un po' strane, Sistemone Superenotto volume 1, smette di fumare, dei volumi anche con delle recensioni basse, diciamo, su Amazon, e poi condivide dei post così. E anche lei, ecco, questa qui è più... Anche Enza Bianchi, ci ho cliccato prima, non ha un profilo attivo, cioè un profilo attivo ma non ha post. Lavora presso Findus Italia. Attenzione, qui spesso Bauli, vedete, quando non lavorano per cose astratte, tipo artista, lavorano presso grandi multinazionali o comunque aziende molto grosse dove che hanno migliaia di dipendenti, ed è difficile poi vedere se effettivamente Enza Bianchi lavora per Findus. Magari questo è un profilo reale o un profilo farmato abbastanza bene. Potrebbe essere un profilo con foto totalmente rubate da una persona ignara, che qualcuno gli abbia letteralmente trafugato queste fotografie, non lo sappiamo. O magari Enza Bianchi qui è in buona fede ed è una persona reale. Per me, insomma, ci sono molti dubbi. Poi c'è Siria Grasso, Bianca Lombardi. Siria Grasso: non si può avere solo un'unica entrata, se dovesse venire a mancare quella non si è in una bella situazione, quindi meglio prevenire che curare, crearsi altre entrate. Questo è l'altro mantra degli scammer networker, che vi ossessionano con le altre entrate, e qui vedete che anche Siria Grasso ha condiviso lo stesso articolo, qui poi anche vedete anche lei condivide articoli da Amazon, come Enza Bianchi prima. Quindi ci sono delle cose che si possono, a un occhio, a uno sguardo un po' più attento e competente, vi fanno venire puzza di
diciamo di bruciato. Poi c'è Bianca Lombardi, anche Bianca Lombardi, bravissimi, è vero, il mondo del lavoro è cambiato e solo chi vuole cambiare la propria situazione si darà da fare, invece di lamentarsi sul divano, sa che qui solita retorica, no? Bianca Lombardi, anche qua è una promoter, lei ha un profilo molto blindato, non so se ha la privacy, ha soltanto 4 amici, profilo matrimonio 2014, quindi questo è un profilo storico, non so se è un profilo rubato, se è un profilo reale, però è un profilo strano anche questo qui, un profilo che però ha una storicità, perché il matrimonio 2014 in effetti sembra esserci stato in questo post del 2014, però guardate, no, scusatemi, attenzione, diretta, colpo di scena, mi ero scordato di fare questa cosa, il post è stato aggiunto l'8 dicembre 2020. Ovviamente voi da qui non vedete, c'è un modo per vedere quando è stato creato effettivamente il profilo, e qui vedete c'è un po' di malafede, perché questi post sono stati inseriti tutti quanti l'8 dicembre del 2020. Quindi l'8 dicembre lei ha inserito una foto profilo, l'unica che c'è, anche questa potrebbe essere rubata in stock o presa da internet, perché non significa niente, questa foto d'altro sembra molto artefatta, e poi ha investito, anche io vedete, senza aver visto la cronostoria, c'ero quasi cascato, ho detto cazzo, io mandino 2014, quindi questo è un profilo vecchio, no, in realtà quasi sicuramente anche questo qui è un profilo molto molto recente, un profilo che ha al massimo un anno e mezzo, i profili farmati è raro che abbiano più di 2 o 3 anni, e quindi probabilmente anche questo profilo. Poi ce n'è un altro, l'ultimo che andiamo ad analizzare, molto particolare, di tale Carmine Lai. Qualcuno gli ha scritto, scrive questo Nicola Lorenzo, che io non ho analizzato, probabilmente Nicola è un profilo reale, Roma, vediamo, ma anche questo è un profilo, no, sembrerebbe questo, però questo insomma non dice nulla di positivo, fa una domanda, gli risponde sotto questo Carmine Lai. Sì, penso ti convenga davvero ascoltarli. Poi sempre Carmine Lai, direi un qualcosa che è completamente diverso, sempre questo, ma questa è un'altra cosa, non l'hai mai visto, una rivoluzione, tutto il resto, scrivi e ti rispondono con un vocale. Ma chi è questo Carmine Lai? Ecco, questa è la pagina informazioni di Carmine Lai, che ha lasciato dei like, forse incauti o credendo che nessuno sarebbe arrivato qua, non lo so. Promuovi la tua attività, guardate chi c'è, sono sempre loro due, sono i due ragazzi del video. L'attrice, diciamo, modella, e il ragazzo, non mi ricordo il nome, abbastanza famoso nel campo del network marketing, diciamo, di un certo tipo, e poi c'è NextU proprio, quindi, e ci sono effettivamente alcune attività di Milano. Lui dice nel profilo, milanese doc, cognome Terrone, lo so, c'è solo questa foto, privacy totale, il profilo è vuoto, vedete, non ci sono poi, non c'è nulla, il profilo completamente vuoto, che... con questa foto di questo ragazzo, che anche qui potrebbe tranquillamente essere una foto stock, una foto rubata a un altro ragazzo, o magari questo è realmente una persona che esiste, questo è difficile saperlo con certezza da qui, ma dalle attività vediamo, riusciamo a capire a cosa è collegato, e probabilmente questi ragazzi ci stanno parlando proprio di NextU. Adesso interrompo la condivisione e torno a voi. Va a finire che il link di Amazon, esatto, sono pure affiliati. Ma mi fa piacere che sempre di più ci seguite da Twitch, e questa mi fa piacere. Sì, può darsi che condivido un link di affiliazione. Germano, e anche tu, clicca su quel link così vedo il tuo nome e cognome. In questo caso, purtroppo, viene passato esattamente il messaggio dell'azienda, NextU, da persone discutibili con un passato che si commenta da solo. Nuove professioni sono venditori porta a porta evoluti, giusto? Considero con te. Sto parlando proprio di lei, sì, di Marica Catarita, ecco, è Fabrizio Pisu, il ragazzo è Fabrizio Pisu. Lo so bene, ho cercato l'immagine profilo su Google Images, e su Google l'immagine, ad esempio, di Franco Lai, non di Franco Lai, scusatemi, di Carmine Lai, che tanto anche un nome, non è solo il cognome, anche il nome è un po' terrone, perché Carmine non è un nome propriamente lombardo, milanese. L'ho cercato e su Google non si trova, non si trova gentleman generico, quella foto lì proprio non si trova. Alcune volte invece che succede? Voi scaricate la foto, la caricate su Google Immagini, cerca per foto, la caricate e vi fa vedere proprio da dove è stata presa quella foto, da quale eventualmente, da quale profilo social è stata presa quella foto. Ecco, ogni tanto funziona, non sempre, quindi attenzione, potreste anche non trovare la foto su Facebook, questo non significa che quella sia una foto reale. Anzi, se provate a caricare su Facebook una foto mia dove mi si vede bene, proprio perché è una foto reale e io ho dei profili reali su LinkedIn, su Facebook,
vedrete le mie foto, cioè avrete una corrispondenza. Quando non c'è una corrispondenza tra la foto che cercate e quella che Google cerca con il matching, quasi sicuramente è una foto fake, proprio perché è difficile che chi condivide foto sui social non ne abbia altre simili condivise altrove. Quindi, ricapitolando, questi ragazzi vi fanno un video, adesso ve lo faccio sentire, visto che il tempo ce l'abbiamo, così facciamo un commento anche sul video, aspettate. Sentite? Ora sentite? Andate, aspettate. Magari a metà. Ecco qua, adesso sentite, vai. Ciao a tutti, io sono Fabrizio. Ciao a tutti, ora sono Monica e voi non ci crederete, ma stiamo lavorando. Stiamo lavorando, non facciamo porta a porta, noi lavoriamo. Non fanno porta a porta. Lavoriamo dove vogliamo, in realtà. E pensate, non Monica, porta a porta. Poco tempo fa, qualche mese fa, facevo un lavoro tradizionale. Tipico. Lavoravo in un negozio in centro, solo che poi, perché comunque devo lavorare tanto. Lo stipendio era poco e quindi ho deciso di intraprendere una cosa. Tutti gli elementi, tutti i sensi. Lavoravi 8-10 ore al giorno, tutti i giorni per 500 euro al mese, sì, esatto, quando esatto. Ti andava bene, soprattutto perché le persone giovani c'è la scusa dell'esperienza, devi fare esperienza. Poi invece ci sono anche quelle persone più grandi che magari hanno un'età in cui non riescono più a trovare lavoro perché gli dicono sei troppo grande. Beh, fate conto che noi lavoriamo per un'azienda totalmente italiana, nata nel 2018 come startup, attualmente è una SPA, non parliamo di network marketing, SPA, non vendiamo nessun tipo di prodotto, noi parliamo di servizi che già tutte le persone usano tutti i giorni, collaboriamo con privati, con partite IVA, con aziende. Chiunque. E noi siamo stati tra i primi clienti di questa azienda ormai quasi 2 anni fa e poi abbiamo... Sì, Luca, conferma, un attore, non solo attore. Ottobre del 2020. Abbiamo ottenuto dei grandi risultati. Come in tutti i lavori, invece, bisogna metterci un po' di impegno. Però i risultati ci sono, perché abbiamo ormai uno stipendio fisso. Stipendio fisso. Casa tutti i mesi. Lavorando da casa, tutti i mesi, dico, rendita fissa mensile. Prima presto, dovevi andare lì, tutti i giorni, la stessa cosa, uguale. Invece adesso abbiamo una vera e propria... ricchezza tra virgolette, perché per me la più grande ricchezza è quella di avere del tempo a disposizione. Tipico anche questo, da dedicare a me. Non è che hanno cancellato il video durante la live, ragazzi, avete visto? Il video non si vede più. Il video non si vede più. Ma non è che hanno cancellato il post, vediamo un attimo. Mi hanno bannato, vediamo un attimo. Vediamo, riaggiorno con voi la pagina, perché vedete che dice piacenti, vediamo un attimo. Pure è stato semplicemente un bug momentaneo. No, ho pensato male io. Completamente no stress, i risultati li potete raggiungere quando volete voi, ma quando li raggiungete ce li avete mese dopo mese, senza tornare indietro, perché qua non esiste la regressione. Quindi se io vado a guadagnare un tot questo mese, il mese prossimo, alla peggio guadagno come il mese precedente, o di più. Sentite qua, alla peggio guadagno un mese precedente o di più. Come vi ho detto, noi collaboriamo con privati, partite IVA e aziende, e Marika, nonostante la sua giovane età, io ho quasi 30, io ho praticamente 30 anni, quasi. Marika quanti anni hai? 20. A 20 anni, lei ci sta costruendo un futuro. Diciamo che i lavori tradizionali, diciamoci la verità, non sento più a scomparire, ma questa è proprio la cruda verità. Sì, sì, con tutti questi apri chiudi, costanti, pandemie globali, pandemie. Diciamo che abbiamo capito che i lavori, il mondo del lavoro è totalmente cambiato. Io non dico sta totalmente cambiando, proprio è totalmente cambiato. Sì, sì, sì.
ma dici la verità, cioè dici la verità, alle persone, dai, dai, la verità. Guardando in questo momento, sì, come è cambiata la tua quotidianità senza appunto il no stress, no? Allora, la cosa bella di questo lavoro, di questa azienda, è che sei veramente tranquillo, non hai pensieri, non hai quello stress di dire oddio adesso mi devo alzare, c'è la sveglia, devo correre, magari faccio ritardo, devo vendere questo, devo fare quella... No, paradiso. Stato, tranquillo, prendi il tuo tempo. Ah, bene. Hai la tranquillità. Ti regalano i soldi. Detto, qua non si tratta di vendere dei prodotti, no, no, parliamo di vendere, poi ci sono aziende validissime, io non sto assolutamente dicendo nulla per le aziende di network marketing. Ci sono tante persone che hanno fatto network. Ascoltate tutto bene, ragazzi. Adesso collaborano con noi e ci dicono questo è un mondo completamente diverso, meno male che ho conosciuto questa azienda. Meno male, meno male. Quindi noi semplicemente siamo qua per dirvi che tutto quello che state sognando in questo momento e che volete fare si può fare e che siete voi a cambiare il vostro presente. Voi siamo riusciti a cambiarlo noi, che comunque siamo, io sono... ho 30 anni, lei ha 30 anni, quindi siamo giovani, ma noi collaboriamo anche con persone di 50, 60, 70. C'è una signora di 80 anni, 80, si chiama Cagliari, che è super entusiasta di collaborare con noi e con questa azienda, ha ottenuto già un suo bel guadagno. Io non vi parlerò di soldi, non vi parlo di guadagni, ma sappiate che potete raggiungere un vero e proprio fisso mensile ogni mese, costante, che può solo andare a crescere, non esiste la regressione. Se volete saperne di più, scriveteci su WhatsApp. Ah, ragazzi, io, cioè, vi giuro, un fisso mensile costante che può solo crescere, non può... cioè, già cioè, basta voi isolate di 4 minuti e 47 di fuffa pura, dove non sono stati in grado, cioè, non hanno voluto, ovviamente, dire nulla, perché non hanno detto niente. Cioè, dicono, cioè, sto tranquilla, Marica, 20 anni, ha un lavoro meraviglioso, io non mi devo svegliare quando mi sveglio, quando voglio, se ho voglia, magari posso anche non svegliarmi più, morire direttamente, anche se muoio, mi arriva comunque lo stipendio a casa per i miei cari, è un lavoro meraviglioso, è l'albero della cuccagna. Ragazzi, ma sul serio, io dico, ancora nel 2021 avanzato, ormai c'è qualcuno che crede a ste cagate e che dà i contatti, che pensa ci sia un lavoro che non ti dà stress, stai a casa, tranquillo, ti svegli quando vuoi, non devi vendere, non devi fare nulla, stai lì e ti arriva un fisso mensile ricorrente che può solo aumentare. Questo, ragazzi, è proprio l'incipit dei Ponzi, cioè il paraponzi Ponzi Po, è la canzone che si intona quando ti sto preparando un Ponzi, che sfrutta l'ingenuità, l'ignoranza, la pigrizia e l'avidità delle persone. Dico, oh, che bello, io mentre sto a casa, mentre tutti gli altri poveri stronzi vanno a lavorare e si guadagnano lo stipendio producendo valore, facendo qualcosa, io invece sono intelligente, con un lavoro 2-3 ore al giorno. Poi l'altra cosa che dicono è, ma tu ti gestisci tu, decidi tu quanto lavorare. Ragazzi, sono lavorate 24 ore al giorno per ste cagate, reclutando gente e truffandola, comunque non guadagnate una fava in ogni caso. E se siete la parte finale del Ponzi, anche se fate questo, comunque non guadagnate una fava, perché chi si deve arricchire prima si è già arricchito. Adesso vi faccio vedere quel video, è cringe allo stato puro. Continua a parlare di lavoro, di aziende, gira e gira la frittata, mai dire dare sto cazzo di nome. Esatto, ma l'azienda, come si chiama un'azienda italiana, un orgoglio, un vanto, un SPA? Come si chiama? Cosa vende? Perché non ce lo dite? Perché è sempre quello, perché se ve lo dicono, voi mettete di andare su Google, se non siete totalmente fissi, e vedete che sono distrutti, hanno una reputazione giustamente distrutta. C'è gente che dice, mi hanno truffato, ho dato a loro 1.000 euro, ho portato dentro addirittura, c'è uno, leggevo ieri su Trustpilot, che ci sono una marea di recensioni fake positive da parte dei loro venditori. Che poi il meccanismo perverso che si innesta è che c'è tanta gente senza scrupoli che, anche se capisce che è una truffa, proprio perché capisce che è una truffa, cerca di buttare dentro altra gente almeno per recuperare i suoi soldi. Quindi io, Germano, truffatore, che pensavo di far soldi in maniera facile, entro, mi accorgo che, perché sono un truffatore che faccio quello che poi faccio, mi accorgo che è una truffa, invece di dire, ah, scusate, come ha scritto un signore che leggevo su Trustpilot, ha rimborsato le quote, no, provo a reclutare e a dire che invece è una figata, funziona, va bene. Quindi questo è il marciume che c'è nei Ponzi, ragazzi, che poi purtroppo molti, senza scrupoli, senza etica, senza morale, senza vergogna, anche se hanno fregato amici e parenti, pur di recuperare almeno quello che loro hanno investito, cercano di fregare altra gente e pubblicano recensioni positive, commenti positivi. Sicuramente tra i commenti positivi da là ci sarà anche qualche incaricato, qualche venditore, perché poi non è vero che non dovete vendere. Questa azienda qual è? Allora, Marica, se ci siamo sbagliati, se l'azienda non è NextU, diteci chi è, come si chiama questa azienda. Però voglio farvi vedere una chicca, una piccola chicca da
Carmine Lai sempre. Andiamo sul profilo di Carmine Lai, quelle cose che lui promuovi la tua attività. Tra l'altro, questa è un'idea anche carina, cioè non è male. Guardate, guardate qua, aspetta, aspetta, cosa vi condivido? Guardate che chicca vi do a pranzo. Cosa vi condivido? Amici ICI, promuovi la tua attività tra le la pagine che piacevano a questo Carmine Lai. Eccoli qua, guardate chi c'è. C'è di nuovo questa bella ragazza, Marica, e lui, che mi scordo sempre il nome. Io mi ricordo il nome di Marica, chissà perché, ma il nome suo non me lo ricordo. No, vai, via! Sentite? Aspettate, che non voglio che... Ok, via. Amici, vi aspettiamo qui, pizzeria da Mario a Cinisello Balsamo. Amici, vi aspettiamo da Brianza e Serramenti per approfittare di una grande opportunità. Amici, vi aspettiamo qui alla Boato del Carmine. Amici, vi aspettiamo qui anche a Origiamane Sequestra. Amici, vi aspettiamo al ristorante giapponese Asaya Cologno Monse. Amici, vi aspettiamo qui anche a Origiamane Sequestra. Amici, vi aspettiamo... Ok, questa è una promo dove amici, loro vi fanno vedere che fanno questi micro video per le attività locali, promuovendo appunto le attività locali. Fabrizio Pisu, bravo, bravo Vincenzo, Fabrizio Pisu. Quindi vedete che poi loro fanno anche altre cose, sono proprio attori, cioè recitano anche negli spot televisivi e poi propongono sta roba. Non so se li hanno pagati, se li hanno assoldati, se loro stanno semplicemente fingendo di... Non so, perché come al solito, ragazzi, manca la chiarezza, manca la trasparenza. Se quello è un contenuto promozionale, va detto, mi hanno pagato per dirvi queste cose. Atterro sulla landing page del sito di Marica Gadaleta e non c'è nulla, non c'è un tubo, non c'è scritto niente, non c'è scritto chi è che tratta i vostri dati. Voi gli state lasciando il numero di telefono, ragazzi. Attenzione, è un dato molto sensibile, il numero di telefono personale. Voi nel momento in cui la contattate su WhatsApp, lei è il vostro numero, sta facendo raccolta dati con una pagina che non ha la privacy policy. È una cosa gravissima, è una cosa che se viene segnalata e qualcuno si sveglia dall'autorità, a Marica gli fanno un mazzolino così, e a chi c'è dietro di Marica pure. Quindi attenzione, attenzione, lo dico anche a Marica, che ha 20 anni, una ragazza è giovane, magari ingenua, magari si è fatta guidare da un po' di avidità, non lo so, ma attenzione Marica, attenzione anche Fabrizio, però so che Fabrizio non è di primo pelo, lo dice lui tra l'altro, ha 30 anni, quindi è meno giovane di Marica, non è nuovo a queste cose, è uno che si imbarcamena in tutte queste iniziative di moltiplicazione dei pani e dei pesci, dove alla fine ci cascano soltanto i pesci, perché i pani non si moltiplicano mai, puntualmente i pani si moltiplicano solo per quelli che hanno ideato questo fantomatico, questi fantomatici scherzi, tipo Double Up Mania, che è un altro schema, un altro Ponzi clamoroso, un altro scam clamoroso, c'è appunto Nexiu. Quindi attenzione, attenzione anche ai commenti, come abbiamo visto, perché i commenti non sono affidabili. Quindi quando voi vedete il commento sotto un video, sotto un ad, anche sotto un contenuto organico, non vi fidate mai. Cliccate, aprite, e non solo, fate come ho fatto io, cliccate, aprite 4, 5, 6 profili diversi di quelli che commentano positivamente o facendo intuire un sincero interessamento per la proposta, e confrontateli. Adesso vi ho mostrato anche come riconoscere dei profili farmati, come riconoscere dei profili fake e come riconoscere dei profili che magari sono stati rubati o che sono stati dati a noleggio, tutte cose che ovviamente sono altamente illecite. Amici, ti rubo la bici. Pisu fa scam da anni. Beh, è vero che Pisu era dentro altri sistemi scam come da volato, quindi già questo, cioè, se io mi vedo da Pisu promosso qualcosa, fuffa alarm, cioè il fuffometro dovrebbe andare. E qui, in alcuni casi, c'è proprio il truffometro, perché parliamo di scam conclamati. Comunque, visto che siete stati molto partecipi a questa diretta, siamo andati più o meno a 100... online, io vi ringrazio come sempre per essere qui, spero di aver regalato, siamo online da 40 minuti, quindi una diretta un po' più breve del solito. Aspetto, vi do 10 secondi se avete domande, riflessioni o delle riflessioni da fare, delle domande da fare, in modo tale che le leggiamo insieme, perché ho già letto tutte le è un mastrota apprendista, mi ha fatto morire Alessandro. Sì, ma è degnissimo il lavoro di Giorgio Mastrota, degnissimo il lavoro di Giorgio Mastrota, ma fare delle vendite, e per delle vendite ci sono delle regole che si seguono. Innanzitutto c'è il messaggio promozionale che si vede. Vediamo questo, Luca scrive, sarebbe bello diventare ricchi senza lavorare. Feci un video qualche settimana fa proprio su questo argomento assurdo. Meno male che ci sono persone come te, Germano, che smasso questo tutto. Quindi, ragazzi, mi dispiace, ma purtroppo è un po'... Fedez ha nominato Big Luca in un suo video. Beh, non so perché l'ha nominato, come l'ha nominato, ma questa cosa mi incuriosisce.
e approfondirò. Allora, tornando sul tema, sì ragazzi, mi dispiace, purtroppo non esiste il modo di dimagrire mangiando come un maiale e non allenandosi. Non esiste il modo di guadagnare onestamente senza lavorare, cioè l'unica rendita veramente passivo è, girami sì Giancarlo, così vediamo, anche se me lo giri adesso, lo puoi girare anche qui sotto nei commenti, io me lo prendo e lo condividiamo insieme. È una live di un'ora, grazie quella di Fedez su Big Luca. Tra l'altro Big Luca, secondo me Big Luca, poi magari faremo una live dove analizzeremo il video di David Ruscelli che smonta pezzo pezzo il webinar di Big Luca e tutte le cose che Big Luca ha detto. Secondo me, se fin qui il Big si era mosso comunque meglio degli altri, sapete, a me fa tanta simpatia, con il fieno in cascina, secondo me l'ha un po' fatta fuori dal vaso. Quindi comprendo perché fai tutto ciò tutto. Ma come? Come perché Facebook user, mannaggia voi che non cliccate su quel link, come perché Facebook user, come stare, a parte l'ho detto all'inizio del video, forse non c'è, serve per indurti in tentazione, per farti illudere che c'è qualcuno a cui quell'iniziativa risulta interessante e degna di nota, e per fingerti in questo caso di lasciare il tuo numero di telefono, così ti bombarderanno di informazioni promozionali e cercheranno di portarti dentro lo scam, quello che probabilmente è uno scam. Poi, se non è uno scam, Marica Catarina, come sempre, potrà replicare sotto questo video e ovunque vorrà e spiegarci che in realtà quella è un'azienda seria, fa un progetto serio e ci illustra così il progetto. Fin quando non ci illustra, noi legittimamente rimaniamo con dubbio. Il bordello di questi, perché si fa questo casino? Si fa questo casino per riprova sociale, ragazzi, perché vi illudono che altri hanno il meccanismo della riprova sociale, cioè vi illudono che altre persone hanno in realtà o provato già il servizio o provano sincero interesse per il servizio, e quindi vi spingono a commettere un'azione, in questo caso a lasciare il nostro numero. Eccolo qua il video, adesso ce lo andiamo a vedere, così lo commentiamo insieme. Aspettate un secondo. Lo prendo subito. Per farti illudere che c'è qualcuno a cui vuoi... Attenzione, devo prendere la qua. Ok. Ma non dovevi dire durare un'ora e invece c'è cioè, anche un video di un'ora. No, allora, come non detto, pensavo fosse un video promo di un minuto, di qualche secondo. Ok, lo sai, vuole dire che è modo che per tutti. Bene, l'ho ripetuto, spero sia stato chiaro. Allora, ragazzi, se non ci sono altri spunti, altre domande, se non c'è altro, possiamo andare tutti quanti a pranzo. Io vi ringrazio per essere qui. Vi raccomando due cose in chiusura, per me importanti, è importante per tutti. Link qui. Vedete Telegram, iscrivetevi e fate iscrivere al gruppo Telegram tutti quelli che potete. Non si guadagna niente stando a casa in maniera fissa, in maniera crescente, non ci guadagnate nulla, se non la soddisfazione di far crescere un canale di informazione sulla fuffa e sulla truffa che gira online. Un canale indipendente che anche se ci dovessero bannare da YouTube, come è successo, bannare su Facebook, insomma dovessimo sparire per qualche tempo dai social per qualsiasi motivo, almeno potremmo ritrovarci tutti lì. Quindi mi raccomando, è importante che il canale Telegram cresca sempre di più, perché tra l'altro è il canale principale sul quale io vi posto tutti gli aggiornamenti e vi annuncio le dirette, le live, le richieste, le interviste e gli approfondimenti. Quindi è importante far crescere quel canale. Secondo avvertimento, sapete, io non lo faccio mai, ma mettete un po' di like su YouTube. A me non mi frega una fava dei like, però andate sul canale YouTube di Young e metteteci qualche like. Perché? Sotto i video. Perché? Perché mettendoci like ci aiutate a salire, semplicemente, ad essere più visibili. E anche quando posterò questo video su YouTube, lo condividerò, aiutatemi a farlo salire con qualche like. Beh, me ne frega una fava dei like, però purtroppo una parte dell'algoritmo funziona così, e quindi aiutatemi. E poi condividete questo video dove smascheriamo l'utilizzo degli account fake e degli account farmati e dei commenti fake a scopo di prova sociale fraudolenta. Perché è importante che la gente sia avvertita su queste strategie, sia diciamo erudita su queste strategie e che sappia come riconoscerle e quindi come difendersi. È un canale che cresce senza regressione, Telegram di Fuflix. Ciao ragazzi, grazie a tutti, alla prossima, un abbraccio.